ha fatto comunque delle, in questi ultimi 10 anni, dei 3 bei volumi. Credo, questo è il terzo. Allora, il panel, come si dice tecnicamente, ha una varietà. Noi abbiamo preferito presentare prima un rompighiaccio, possiamo presentarlo così, Mattia Feltri, che è qui presente, autore del volume sulla rivisitazione di Tangentopoli, recente, di un anno fa, che ringraziamo della presenza, il redattore della Stampa. Poi ci farà un quadro da par suo Piero Graveri, e poi faremo parlare i nostri due illustri e grandi compagni, Rino Formica e Emanuele Magaluso. Poi se l'autore ha voglia di dire qualcosa, sicuramente ce l'avrà, concluderà. Se c'è altri che vogliono intervenire, naturalmente siete i benvenuti. Allora, Mattia Feltri. Allora, comincio io. Prego. Il microfono è quello lì, si sente la telecamera è lì, siete registrati tutti. Quindi funziona tutto, fantastico. Allora, buonasera e grazie. Ecco, meglio registrati che intercettati, e siamo già entrati nel cuore, in uno dei cuori della questione. No, intanto grazie di avermi invitato. Quando Ugo mi ha invitato, io credevo che avesse sbagliato, perché mi è capitato che mi telefonassero e mi dicessero Feltri, sì, e mi parlavano per un quarto d'ora convinti di parlare a mio padre, invece parlavano con me, e stavolta invece volevano proprio me. E io sono intanto felice, perché non mi succedeva da un decennio di sedermi a un tavolo in cui ero il più giovane, quindi vi ringrazio veramente tanto. Però sono anche un pochino in imbarazzo, in serio imbarazzo, a parlare di questo libro, di Berlinguer e di Napolitano, anche se naturalmente cercherò poi di andare a parare sui temi miei, che mi sembrano molto introdotti in questo libro, quindi i temi della questione morale, di Tangentopoli, della dittatura dell'onestà. Però insomma, parlare di questi personaggi davanti a Emanuele Macaluso, a Rino Formica, anche a Piero Craveri, cioè gente che effettivamente c'era, che ha vissuto, che è stata protagonista di quegli anni, il rischio di dire delle castronerie, il rischio di dire castronerie c'è sempre, ma di essere scoperti non è poi così. Invece io stavolta qualsiasi castroneria dirò sarò beccato in flagrante, però siccome siamo fra garantisti, no? Benissimo. È esattamente quello. E io ho letto questo libro, che ho trovato, non lo dico per piaggeria nei confronti dell'autore che è presente, l'ho trovato molto bello, molto bello, perché ha messo assieme una serie di episodi, un percorso del Partito Comunista che anche io, che in quegli anni ero bambino, io nel 78, quando è stato ucciso Aldo Moro, avevo 9 anni, però insomma poi col tempo, diciamo, mi sono un po' informato, ho letto qua e là, e quindi era una storia che conoscevo abbastanza bene, ma viste tutte queste cose messe in fila e raccontate così, così nel dettaglio, e anche con quello schematismo della destra del PC, il centro del PC, la sinistra del PC, insomma veramente uno ci si ributta dentro. E leggendolo ho cercato di capire quale potesse essere dal mio punto di vista il cuore del problema, il cuore della vicenda, della storia, e mi è sembrato di capire. Allora, intanto io qui, per esempio, c'è anche qualche mio amico come il senatore Sposetti, che poi stasera mi manderà al diavolo, lo so già, però insomma io, per fare un'estrema sintesi, mi sono rafforzato nella convinzione che fra Napolitano e Berlinguer aveva sempre ragione Napolitano, o quasi sempre, perché davvero rileggendo quelle vicende ci si imbatte in frasi, in ragionamenti, in posizioni politiche che dovevano già un po' essere fuori dal tempo allora. Io me le sono anche un pochino annotate, perché non volevo dimenticarmele. Per esempio, mi sembra che quando si parla di compromesso storico, in realtà si parla di uno dei tanti compromessi di Berlinguer. Adesso poi sarò curioso di sapere se la mia impressione verrà confermata da chi c'era e da chi ha vissuto quelle direzioni, quei congressi.
ma ho avuto l'impressione che Berlinguer sia stato, ecco, stiamo parlando di un monumento, di uno di cui non si può più parlare male. Quando ero bambino io non si poteva parlare male di Garibaldi, ora non si può parlare male di Berlinguer, ma io non voglio parlare male di Berlinguer, io voglio parlare di Berlinguer. E mi è sembrato che sia stato un uomo che ha sempre vissuto di compromesso, cioè che ha cercato di tenere insieme delle vicende, dei personaggi, delle storie che insieme non stavano. Appunto, dicevo, me le sono segnate. A un certo punto c'è uno dei tanti dibattiti su Stalin, ecco, mi sembrava il Manche di Veltroni qualche volta. C'è un dibattito su Stalin, scusate, metto gli occhiali perché sarò anche giovanissimo, ma non ci vedo già più. Allora, dice lo storico Silvio Pons, mi pare nel 78-79, è il momento di massimo strappo con l'Unione Sovietica, e quindi c'è lo strappo di Berlinguer, ma l'Unione Sovietica continua a essere il contrappeso. Sta naturalmente parlando dell'Europa che non è né anti-americana né antisovietica, e però bisognerebbe capire qual è la sintesi, e forse non la si è capita, non ci si è mai arrivati. Quando si è in ballo con il compromesso storico, Moro dice che le identificazioni di società socialista e di democrazia non ha modelli riconosciuti, quindi invita Berlinguer a sciogliere questa ambiguità, e Berlinguer, che non la sa sciogliere, risponde che non si può rinunciare al leninismo, perché dopo che ci avrete obbligati a rinunciare a Stalin, dopo che ci avrete obbligato a rinunciare a Lenin, ci obbligherete anche a rinunciare a Marx. E quindi la sintesi anche lì non ci arriva, cerca un compromesso, vive di compromesso, ma non arriva al cuore della questione, non arriva laddove forse Napolitano cercava di portarlo. Credo di avere capito. La rivoluzione d'ottobre continua a rimanere l'origine delle politiche socialiste europee, il punto in cui tutto è cominciato, non c'è nessun tipo di revisione. Il PSI non è più un partito di massa, dice, non è più, e lo dice come atto di accusa, non rendendosi conto che l'Europa e il mondo stavano intanto andando in un'altra direzione. Solženicyn, qui c'era anche Napolitano, Solženicyn è straordinario. Dice sì, effettivamente nell'Unione Sovietica c'è un problema di diritti, però Solženicyn sta facendo un atto di sfida. Dall'Unione Sovietica viene la parola tradimento, che è poi una parola che continua a essere molto di moda purtroppo nella politica italiana. Quindi sì, ci sono dei problemi di diritti civili, ma Solženicyn fa una sfida. Ora, non è che Solženicyn è venuto fuori proprio 2 anni fa. Io l'ho letto, che ero anche abbastanza ragazzo, diciamo che l'ho letto 25-30 anni fa, ed era già un monumento assoluto. Carrillo, un'altra figura straordinaria, è quello con cui più dialoga per l'eurocomunismo. Però poi alla fine, siccome Carrillo fa una critica spietata a Mosca, si giunge alla conclusione che fa gli interessi dell'imperialismo. È tutto un tentativo di compromesso fra posizioni inconciliabili. Sto andando a concludere, io sarò breve perché ci sono degli interventi sicuramente più interessanti del mio. Non c'è neanche appoggio alla Biennale del Dissenso. Arriva Valesa a Napoli, a Roma, mi pare nell'80 o nell'81, il PC non lo vuole incontrare, il PC di Berlinguer. Però negli stessi giorni si dice che l'esperienza del Nicaragua è un'esperienza interessante. Mi sembra davvero che, visto non tanto a distanza di anni, il Papa è reazionario, scrive Ugo Finetti, facendo sintesi di un ragionamento su Papa Polacco. È un reazionario perché poi insomma, non devo spiegare io cosa ha fatto Papa Wojtyla. Quindi, insomma, perché tutta questa lunga introduzione? Perché ho avuto l'impressione che nel tentativo
di trovare la quadratura del cerchio, perché lui ha capito perfettamente, e lo ha detto ripetutamente, che l'Unione Sovietica ha perso la spinta propulsiva, che si sente più sicuro sotto l'ombrello della NATO, però si sente abbastanza sicuro anche sotto l'altro ombrello. E si è accorto perfettamente che l'Unione Sovietica non funziona, però lui detesta la socialdemocrazia. Lui fare un patto con i socialisti è il motivo per cui litiga tutta la vita con Napolitano, no? Essenzialmente. Non lo vuole fare, assolutamente. Quindi la sintesi sarebbe l'incontro con la DC, sapete tutti meglio di me come è andata, insomma. E alla fine sembra che lui la sintesi la trova in quella famosa intervista a Scalfari dell'81. Finalmente ha capito che cosa può essere il PC oggi, cioè fallito tutto il resto, l'eurocomunismo, il compromesso storico, il governo altro, come si chiamava il governo altro. Allora il PC può essere benissimo il partito degli onesti. E anche lì ha una polemica con Napolitano che sappiamo benissimo. Qui pure mi sono segnato tre frasi perché mi sembrano quelle che poi mi porteranno a concludere, perché le trovo straordinarie. Una è di Togliatti, che diceva che la sostituzione dei partiti porta al potere gruppi di pressione, cosa che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni nella maniera più assoluta. Quando qualcuno è solto per maledire i partiti, egli ha finito per organizzare il partito dei senza partito, che insomma tutto un tema che è precisamente dalla Seconda Repubblica, il partito dei senza partito, che oggi abbiamo l'esempio perfetto del partito dei senza partito, naturalmente il Movimento 5 Stelle. E poi ce ne sono un paio di Nilde Iotti. Dice: sembra che ci siamo messi sul Monte Sinai, cito, ho segnato solo le parole, qui cito memoria, e guardiamo la sconcezza che sta a valle. Questa è proprio precisamente la storia del 93, che è l'oggetto di questo libro a cui accennava prima Acqua Viva, che è uscito da un paio di mesi. Ti metti sul Monte Sinai e guardi i peccatori di sotto. E poi dice un'altra cosa che io trovo perfetta, straordinaria, definitiva, ancora Nilde Iotti: non possiamo arrivare a una identificazione tra questione morale e tutti i problemi della società. Ecco, questo è esattamente il punto a cui siamo arrivati oggi, perché noi siamo un paese nel quale si dice che le ideologie sono morte, lo si dice con dolore. Io invece sono contento che le ideologie non ci sono più, specialmente se si parla delle due ideologie principali del Novecento. Mi sembra un grande successo dell'umanità che non ci siano più. E però abbiamo sempre cercato di sostituirle, queste ideologie, cioè di avere un faro nelle nostre notti. E il faro degli ultimi 20 anni è il totalitarismo dell'onestà, il che naturalmente non significa che non si debba essere onesti. Io non vorrei citare Benedetto Croce, perché c'è chi lo citerà meglio di me se dovesse citarlo, ma niente si può esaurire nell'onestà, che è, ovviamente tutti devono essere onesti, è una precondizione, ma non esaurisce il discorso dei problemi del nostro paese. Io nella introduzione al mio libro ho fatto qualche esempio, e quello che mi sembra più straordinario è quello di Lincoln, che non ha i numeri per abolire lo schiavismo negli Stati Uniti, e allora corrompe dei parlamentari. Li corrompe con un rischio altissimo, un rischio terribile, perché la corruzione è grave in Italia, ma negli Stati Uniti lo è ancora di più. E mi è tornata in mente questa vicenda di Lincoln, che con la corruzione, con un male, riesce a abolire un male molto più grande, che è lo schiavismo. E mi viene in mente Quercioli. Sono queste ultime pagine del libro che sono straordinarie, non perché qualcuno di noi dubitasse che il Partito Comunista vivesse di introiti illeciti e illegali, ma perché ci sono i verbali delle direzioni, in cui a un certo punto Berlinguer è molto preoccupato, perché i soldi da Mosca giustamente non se ne vogliono più, vanno riducendosi pesantemente. E però è appena scoppiato uno scandalo a Parma, e bisogna stare molto attenti con la corruzione, perché ne va del buon nome del partito. E lì Quercioli si arrabbia e dice: ma come? Noi abbiamo dei compagni che si assumono il rischio
di diventare i disonesti agli occhi del mondo e di finire in galera per tenere insieme questa baracca, e tu adesso ci vieni a dire che noi dobbiamo respingere questi compagni, dobbiamo metterli ai margini. Ecco, questo è il grande cuore del problema degli ultimi 30-40 anni in Italia. Ovviamente, ripeto per l'ultima volta, nessuno di noi può essere per la corruzione, ma è stato un brutto, grave errore additare la corruzione degli altri per crearsi una reputazione che, come diceva Bettino Craxi, e ci prese, non avrebbe retto la prova del tempo. Io ho già finito, grazie. Grazie a Feltri e Craveri. No, ma io invece ho trovato interessante questo intervento di Feltri. Da questo punto di vista, tu me lo permetterai, perché insomma tra la mia generazione, e qui c'è anche qualcuno che è qualche anno più di me, e la sua, c'è una rottura, badate che c'è una rottura, si è rotta la continuità in questo paese. Io me ne accorsi quando ancora ero docente, prima di andare in pensione. Anche qui Feltri non pensi che quello che dico si riferisce a quello che lui ha detto, ma mi ricordo, mi colpì e capii quando uno studente all'esame che zoppicava assai, gli domandai a un certo punto, per andare alle spicce e cercare di dargli un voto, gli dissi: ma chi era allora, si parlava del dopoguerra, il segretario del Partito Comunista Italiano? E questo candidamente mi disse: come no, era Alcide De Gasperi. No, capì che un universo era, è caduto un universo nelle nuove generazioni. La Repubblica, quella in cui noi abbiamo vissuto, è più lontana quasi del Risorgimento, badate bene. E da questo nascono parecchi, parecchi guai nella comprensione della dinamica politica, eccetera, eccetera. Non ringrazio, perché tra l'altro vengo sempre invitato, e di ciò ringrazio, però il giorno in cui non lo venissi mi offenderei a questo punto. Devo dire anch'io, molto semplicemente, che Finetti ha scritto davvero un bel libro, soprattutto è fondato su quasi tutta la letteratura storiografica e con una ricerca sulle carte dell'archivio del Partito Comunista, nella quale ricostruisce il dibattito interno. Questo mi interessa molto, sentire anche cosa ne pensa Macaluso, ma c'è una ricostruzione del dibattito interno al Partito Comunista che non mi consta sia stato mai fatta con tanta precisione. Io mi occuperò solo di alcune cose per stralci. Non mi occuperò di Giorgio Napolitano, che pure è il filo conduttore, come diceva Dianzi Feltri, e in qualche modo il filo conduttore, il grande avversario. Non me ne occuperò perché, poiché penso che il Partito Comunista era una gabbia dalla quale, per le ragioni che dirò parlando di Togliatti, non era possibile uscire. Cioè, se si usciva, se si cercava di rompere quella gabbia, si andava fuori, si faceva una scelta oltre il Partito Comunista. E invero Napolitano è stato sempre nella gabbia, quello che e quando questa si è rotta poi ha preso la sua strada, ha fatto grandi esperienze, diventato presidente della Camera dei Deputati, ministro degli Interni, e si è messo su un'altra via nazionale, quella che ha condotto l'Italia in Europa, e cui bisogna cercare che vi rimanga, o comunque. E su questo poi ha fatto cose egregie. Quello che emerge da questo libro di Napolitano è che il temperamento politico è fino, è un uomo di notevoli capacità politiche che esplica all'interno di quell'universo.
Forse è perfino più fino e abile del suo grande maestro Giorgio Amendola. Ma Finetti, chiudo questa, però dalla ricostruzione così positiva che tu fai, comunque così oggettiva che tu fai, ma alla fine tu ti fermi al referendum sulla scala mobile, ma alla fine un punto interrogativo viene, siccome tu sei attento ai rapporti del PC verso il PSI e del PSI verso il PC, ma rotta la gabbia con l'89, forse anche da parte socialista e da parte di Bettino, Craxi, qualche cosa di più andava fatta, diciamo, per proseguire la storia sulla strada dell'unificazione della sinistra. Devo dire che dalle cose che tu ricostruisci questa domanda nasce abbastanza naturalmente, sebbene tutti sappiamo che poi, insomma, è più complessa la storia che viene dopo il referendum è molto più complessa e meriterebbe essere fatta, cioè quell'interregno che va perché dalla morte di Berlinguer al 92, per quel che riguarda la storia interna del Partito Comunista, anche su questo credo che sarebbe bene tornare con attenzione per poter fare i confronti necessari. Ma procedendo a stratti incomincio con Togliatti, perché è il cardine. Su Togliatti devo dire che Finetti si muove con semplicità e con immediatezza, cioè coglie con immediatezza quelli che sono i dati di riferimento. La parola doppiezza mi sembra che sia usata forse per primo proprio da Togliatti. Siccome nel lessico italiano la parola doppiezza indica un comportamento ambiguo, e se non con una connotazione morale, non credo che questa fosse l'interpretazione che dava nell'usare questa parola Togliatti. Intendeva più semplicemente che la linea del Partito Comunista si componeva, che sull'asse fondamentale della linea, che era quella del rapporto col mondo comunista, col socialismo reale, con l'Unione Sovietica, si sovrapponeva la linea nazionale, la via nazionale al socialismo, di cui si teorizzava una forma di transizione democratica e non rivoluzionaria e per la quale si pronosticava l'azione del partito, del Partito Comunista. Ora, credo che per intendere questo, la doppiezza è questa sovrapposizione nell'interpretazione di Togliatti, cui mette la parola per mettere in luce questi due termini che si sovrappongono ma non si contraddicono naturalmente nell'interpretazione di Togliatti. Credo che per intendere fino in fondo un minimo di riferimento al procedimento mentale, teorico di Togliatti bisogna farlo, partendo dalla premessa del rapporto tra teorie plassi che c'è nel leninismo. Allora, una linea politica, un indirizzo politico è un elemento di teoria, insomma appartiene all'elaborazione teorica. Poi c'è la prassi, che è l'azione politica. Ora, i partiti, il movimento socialista nella storia europea, per quel che riguarda la prospettiva finale, si muove in termini teorici fino a Lenin e soprattutto fino alla rivoluzione d'ottobre, con la rivoluzione d'ottobre che inizia una prassi socialista, un'effettiva prassi di governo, la fondazione di una società socialista. E quindi questa assume, diciamo, i caratteri di riferimento fondamentale. La via nazionale al socialismo è una variazione della teoria, ma insomma il punto di riferimento centrale sono i 30 anni, dal 18, dal 17 al 45, sono gli anni di formazione
dell'esperienza sovietica. Questo è il riferimento fondamentale. Naturalmente la prassi, cioè lo svolgimento storico, modifica continuamente i connotati di riferimento. Togliatti ha patroneggiato sia la teoria sia anche, diciamo, questi mutamenti, la padroneggiati nel bene e nel male, diciamo così. È stato stalinista, ha avuto negli anni 30 una pagina importante della sua biografia, che ha lasciato dietro di sé le cose che sappiamo, i polacchi, la Spagna, fino a quando approda in Italia, ed è qui che si conia la teoria, diciamo, la teoria della via nazionale. Adesso giustamente Finetti sottolinea quello che ormai tutti sottolineiamo: non venne in Italia con una ispirazione, Salerno non è un'ispirazione di Togliatti, è una indicazione che gli aveva dato Stalin. Noi sappiamo, perché abbiamo i dati, il diario di Dimitrov, eccetera, che Stalin gli diede questa, là dove lui era, aveva fatto anche delle interviste già a Radio Mosca, era di posizione diversa per quel che riguarda l'adesione al secondo governo Badoglio. Ma tuttavia non sappiamo che cosa si dissero i due nei due colloqui che precedono la partenza di Togliatti da Mosca per l'Italia. E certo lui, Togliatti, ha elaborato una linea, e non solo ha elaborato una linea, ma ha tenuto fede a quella linea. Perché, no, insomma, non dobbiamo dimenticare che nel 1945, quando c'è la crisi del governo Parri, la crisi del governo Parri si fa sui CLN, sul problema dell'abolizione dei CLN, i socialisti, gli azionisti sono schierati per la difesa, eccetera. Togliatti fa ponte con De Gasperi e arrivano all'accordo di eliminare, che era, diciamo, operazione basilare per rendere effettivamente democratica l'elezione della Costituente, perché il controllo che c'era al nord da parte dei CLN e la natura del... Fa come ministro di Grazia e Giustizia la pacificazione, perché poi 40 anni dopo, quando è stato, abbiamo incominciato a parlare di pacificazione tra antifascisti, fascisti, post-fascisti. Ma la pacificazione l'ha fatta Togliatti. Tra l'altro probabilmente ha reso possibile la Repubblica attraverso quella pacificazione. E di poi, dopo il decreto legge di Togliatti di amnistia, tutti gli atti parlamentari che si sono fatti relativi alle amnistie, ai trattamenti economici, alle pensioni, si sono fatti bilaterali. Non c'è stata nessuna pregiudiziale antifascista su questo. Beh, questo allora. E poi è l'uomo che nel 48, quando dopo l'attentato scatta quel che scatta, insomma, io ho sempre negli occhi l'intervista fatta in ospedale a Togliatti, quando lui dice: sono qua, tornerò al lavoro. E naturalmente quello è un periodo però in cui il rapporto con Stalin è un rapporto che, insomma, è molto incerto. Del resto abbiamo la documentazione, abbiamo i verbali, basta riferirsi ai verbali dei rapporti degli incontri di Stalin con Secchia, per vedere che a quel punto l'Unione Sovietica giocava due carte, le giocava all'interno del Partito Comunista. Non sto a fare tutta l'esemplificazione, ma insomma, certamente Togliatti tiene ferma la linea della via nazionale fino al 52, al 54, quando fa quell'articolo sulla distensione, perché
si è raggiunto l'equilibrio atomico, che l'equilibrio atomico ha giovato all'autonomia, a quei margini di autonomia che aveva il Partito Comunista, diciamo la verità. Si determina, e lui fa quella cosa, dice vabbè, siamo usciti dal conflitto, c'è stato Berlino, ci sono state tutte queste cose, siamo usciti, inizia una fase, non può che iniziare una fase di distensione, e di fatto così fu, insomma, sull'equilibrio militare tra le due potenze. Io ho avuto una polemica con Napolitano sulla questione dell'apparato militare clandestino del PC, perché insomma tutte le carte mostrano che c'era ed era anche consistente. Agarozzi e Zavlaschi hanno fatto in quel loro lavoro su Togliatti, hanno visto tutte le missive di Kostilev, dell'ambasciatore a Mosca. C'è anche quella, ci sia nel marzo del 48, perché le elezioni del 18 aprile sono state incerte fino all'ultimo, ancora a febbraio-marzo, insomma, l'opinione dominante è che era possibile, anzi forse era più probabile, insomma. Certo, la Cecoslovacchia mise un... però Secchia va e dice siamo pronti, noi in 7 giorni prendiamo... chiudiamo la padana sulla linea gotica. E poi lo domandai una volta anche a Macaluso in un dibattito cui gentilmente mi invitò, e mi disse no, ma questo noi non ne sapevamo niente, non se ne è mai parlato. Io e Napolitano, siccome avevo prefatto le carte italiane, che pure sono molto impressionanti, quelli dei carabinieri, mica su gente da niente, i nostri carabinieri, i nostri servizi, eccetera. E allora lui fece sul mattino un pezzo molto duro. Io sono rimasto convinto che effettivamente non ne sapevano niente. Che effettivamente sono rimasto, cioè era tale, insomma, questo, il Partito Comunista era una cosa serissima. Era una cosa serissima il Partito Comunista, era un tipo di militanza di ferro, questa è la verità. E lì ci sono dei compartimenti stagno che vengono mantenuti. E d'altra parte, però c'è una storia dietro a questo, perché poi quando ne esce Togliatti da questa ambivalenza? Ne esce, correggimi Macaluso, non mi ricordo bene, quando lui viene chiamato a Mosca e gli propongono di fare il presidente dei partigiani della pace, e lui rifiuta, e in un primo momento la direzione comunista gli vota contro. Di dirigere il nuovo Cominform. E lui rifiuta, vuole tornare in Italia, e la direzione comunista in un primo momento gli vota contro. E quando si esce di lì, si esce da Secchia, si esce da... No, dico queste cose per dire che, insomma, la storia ha questa complessità. E dove sta la gabbia, poi? Sta nel fatto che il partito è un pezzo del socialismo reale, anche quando opera in un paese occidentale, in un paese in cui non si è realizzato il socialismo reale. Come tale ha due pregiudiziali. Una che aderisce alla internazionale comunista, e che in quell'adesione naturalmente è soggetto ai rapporti di forza che sono interni all'internazionale socialista, predominio di Mosca, e dall'altra il centralismo democratico. Quella è proprio la chiusura della gabbia, perché io voglio insistere su democratico, non con intento polemico. A che cosa significava democratico? Significava che c'era una consultazione interna e che ci poteva essere una divergenza anche di opinione all'interno, che c'era una consultazione interna. Però badate il principio che sottostà, che la consultazione faceva sì che poi si affrontavano uno per uno i dissenzienti, e le loro opinioni non erano considerate opinioni politiche, ma personali rispetto alla linea. Tanto è vero che o si cacciavano via, o si chiudeva la questione positivamente, o si cacciavano via, oppure dovevano fare l'autocritica. L'autocritica
è la testimonianza vivente di questo, la procedura vivente di questo meccanismo, che non sono mai considerate posizioni politiche se non nel momento in cui vengono in qualche modo affrontate. Quindi la gabbia c'era. E naturalmente, siccome le situazioni sono in movimento, eccetera, Togliatti è stato un grandissimo politico, grandissimo, perché ha saputo tenere insieme pezzi diversi all'interno del suo stesso partito. Finetti ne dà testimonianza larga, a sistemare le cose e a parare gli attacchi che venivano da fuori, perché per esempio mette in luce Finetti come Amendola, e come Amendola con Khrushchev si fosse scherzato su Khrushchev, e questo creò un imbarazzo forte a Togliatti. Togliatti, tra l'altro, che c'è un problema, aveva un problema, quello di congelare l'immagine dell'Unione Sovietica, per non, diciamo, corrodere il mito dell'Unione Sovietica. E naturalmente queste cose. E l'esito, il famoso memoriale di Malta, di Yalta, io non lo so, forse sbaglio, ma non l'ho mai sopravvalutato. Non penso che cosa dice di nuovo rispetto alle posizioni dell'immediato dopoguerra e alla linea via nazionale. Certo, lui era contrario a che Khrushchev dichiarasse la scomunica della Cina, perché questa comunque era una rottura rispetto alla stessa sua prospettiva, era comunque, introduceva un principio di sconfessione delle linee delle vie nazionali. Questo è evidente, ma insomma non mi sembra che ci sia poi tutto quello che è stato detto che c'era nella. E comunque questa è l'eredità, non perché poi io ho detto in sintesi, ma insomma abbiamo presente la capacità, diciamo, non solo organizzativa ma di penetrazione negli apparati, nella cultura, basta, del resto sono cose che sono state largamente studiate e che largamente si sanno. E come ha citato giustamente Finetti, bene Finetti, non lo sapevo, con a un certo punto Togliatti, siamo già nel 64, cioè poco prima di morire, pronuncia anche attraverso un verso dantesco il punto, dice: messo to innanzi ormai per te ti ciba. Messo ti ho innanzi, ormai per te ti ciba, cioè il quadro te l'ho fatto io, e di fatto, diciamo, è il quadro fondamentale su cui, però è anche una gabbia stretta, il quadro fondamentale su cui di riferimento. E dopo, anche qui Finetti, il libro di Finetti è molto interessante, insomma, dopo la morte di Togliatti era quello che Amendola definì una volta l'unità fittizia, nel senso che naturalmente si approfondiscono, la dialettica si approfondisce, muta anche la situazione interna italiana, eccetera, in Grau ed Amendola, Longo ed Amendola, non mi soffermo su questo, sebbene siano tutti passaggi fondamentali, accenno solo a quello del 68, perché è importante. Importante, perché Amendola c'era andato giù diritto, lotta sui due fronti, una posizione comunista classica, comunista e socialdemocratica, perché la SPD faceva la stessa cosa in casa sua, eh? E Longo decide di allargare, c'è Scalzone, le cose, scrive sull'intervista a Scalzone, c'è l'articolo di Longo, cui dice che il movimento studentesco va apprezzato per il suo carattere eversivo rispetto alla società capitalista, eccetera, eccetera. E mi permetto di dire, insomma, il PC, Partito Comunista, tra i suoi meriti, ce n'ha uno certamente grandissimo, perché rispetto al terrorismo fa muro, e fu fondamentale quello, fa muro, su questo non c'è dubbio,
partito e sindacato fanno muro, dopo, però è tardi. Se l'avessero fatto prima, come diceva Mendola, probabilmente il fiore, la pianta non si sarebbe già così sviluppata come di fatto si è sviluppata. Ma vengo brevemente a Berlinguer, che già l'ho fatta molto lunga. Io sono d'accordo con Feltri, ha detto non ci arriva. No, questo è un punto che voglio sottolineare anche proprio storiograficamente, al di là della frase che giustamente, insomma, dà in termini elementari. Berlinguer non ci arrivava su molte cose rispetto a quella che era la società italiana e l'evoluzione che la società italiana aveva avuto e le sue dinamiche interne e la sua collocazione. Lasciamo stare la collocazione internazionale, che quella la sapeva, ma poi c'è la collocazione del paese sul mercato internazionale, che poi è il problema che inizia a esserci negli anni 60 e che ecco qua come ci siamo ridotti a forza di trascurarlo questo problema. Allora, queste cose non avevi idea. Però non c'è bisogno che un politico prenda nel corso del... Però, insomma, Berlinguer è colmo di ritardi da questo punto di vista. L'ipotesi del compromesso storico, anche qui, insomma... Veniamo tutti da tradizioni politiche che erano contrarissime. Però un servizio l'ha fatto, anche qui va considerato. Cioè l'Italia negli anni 70 era in una situazione di crisi drammatica, drammatica, di cui se ne esce a pelo e in cui i governi di solidarietà nazionale, insomma, danno un supporto considerevole all'uscita. C'è una considerazione di La Malfa che io, in quell'intervista sul non governo che gli fa Ronchey, il quale si pone questo problema, dice non capisco perché i comunisti nella situazione in cui stiamo, in cui effettivamente possono sfondare con una linea diversa, che poi è quella che si gioca negli anni Ottanta tra Napolitano e quello, quella dell'alternativa di sinistra, che dice possono e invece scelgono, e lui dà questa, scelgono invece la via dell'accordo con i cattolici, e lui dà questa interpretazione, La Malfa, che non è tutta da buttare via, dice no, ma penso che è il problema loro del rapporto con l'Unione Sovietica, perché con un governo, diciamo, di sinistra, con l'alleanza, voglio dire, loro sono in posizione dominante e quindi sono molto più deboli rispetto all'Unione Sovietica e alla pressione che può. L'unico modo per allentare questa pressione è quella, non credo che sia l'argomento fondamentale della linea del governo, però c'è anche questo risultato. Va bene, insomma, Feltri l'ha già detto, non ho bisogno di dire parole sul problema della questione morale, della inagibilità della democrazia. Del resto, ho visto che Napolitano stesso e gli altri gliela fanno presente, ma ci pensate, Togliatti che dice che è inagibile. Togliatti che negli anni 30 fa l'apertura ai fascisti, fa l'apertura seriamente ai fascisti. Chiudo, insomma, su questo punto poi farò solo un accenno al problema dei finanziamenti. La linea che sceglie è veramente inconsistente, ne esce fuori in tutta la sua consistenza dal libro, di quella dell'alternativa democratica, dell'alternativa democratica, che non ha da essere un'alternanza, che mani libere e governo diverso e mani libere, cioè una linea che è la continuazione ridotta
questo c'ha ragione, Feltri dice, ma insomma è veramente contraddittoria rispetto alla stessa linea del compromesso storico, eccetera, eccetera. E penso che gli ultimi anni di Berlinguer, io in quell'orribile film di Veltroni, però sono, no, veramente orribile, l'idea che si possa, però c'è un pezzo drammaticissimo che è la ripresa del suo discorso a Padova, la ripresa del, in cui c'è tutto lui, insomma, perché poi era anche uomo con la sua integrità, con la sua, con la, un uomo parecchio fiaccato e minato. Penso che lui si rendesse conto che stava cambiando il PC, e anche l'Unione Sovietica. Io cito sempre quella battuta che riporta D'Alema quando andò con lui ai funerali di Andropov, quella è la cornice imperiale ancora della Russia storica, quando lui tra l'altro era scocciato perché aveva perso il suo cappello e non ci voleva mettere il colbacco. Gli dice, guarda D'Alema, tieni conto che ci sono tre cose che devi capire dell'Unione Sovietica. La prima è che i dirigenti dicono sempre bugie, anche quando non ce n'è nessun bisogno. La seconda è che l'agricoltura va sempre male. La terza, vedi, ci sono queste caramelle che si mangiano in Unione Sovietica, caramelle mucche, hanno la carta che si appiccica sempre. È una battuta, perché doveva essere un uomo anche con uno spirito sottile, con una capacità, aveva la sua finezza. E che però c'è tutto un meccanismo, la tristezza di fondo, diciamo così, e sui finanziamenti soltanto voglio, ma anche qui ignoranza mia e però generalizzata, perché tira fuori dalle carte del PC questa cosa che insomma è dalla data di quando è 74, quando si fa la legge sul finanziamento pubblico, che il PC sapeva che cosa succedeva al suo interno. Lo dicono, il finanziamento straordinario si compone di due cose, di quello di Mosca e di quello che raccatano, in giro. Lo dicono vabbè, lì insomma andrebbe seguito e approfondito, andare oltre gli anni che tu, perché... E questo, diciamo, è veramente, da questo punto di vista, quella raccolta di documenti taglia la testa al toro, insomma. E va incontro a quello che diceva Craxi, insomma, quello che disse poi alla Camera dei Deputati Craxi, salvo che, e qui concludo, il limite di discorso di Craxi, che la magistratura italiana era andata oltre a quella che era la Costituzione materiale della Repubblica, cioè una Repubblica dei partiti, e applicava quello che... per prassi non si applicava più, cioè codice penale e via discorrendo. Grazie. Caro Rino, a te la parola. Sì. Il libro di Ugo è molto utile perché è una ricerca obiettiva, serena, accende i fari su un dibattito interno che non era noto nelle grandi linee all'esterno, ma un dibattito interno negli organi dirigenti del Partito Comunista che non era stato ancora reso pubblico. Ed è utile perché non c'è un uso politico della storia, c'è un uso pubblico della storia, cioè un uso in cui la storia, gli elementi storici vengono offerti perché siano guida per una riflessione più profonda di come si sono svolti avvenimenti che bene o male rivivono
nella situazione del presente, del passato che non passa. Qual è il passato che non passa o che non è passato sino a qualche anno fa nell'interno dei nipotini del Partito Comunista, prima dei figli e poi dei nipotini del Partito Comunista? Tanto perché il Partito Comunista, e su questo bisogna riflettere, il materiale utile per andare a scavare oltre. Il Partito Comunista ha due atti di nascita, non ne ha uno. C'è un atto di nascita che è del 1921 e c'è un atto di nascita che è del 1944. L'atto di nascita del 1921 è l'atto di nascita non del Partito Comunista Italiano, della sezione italiana della Terza Internazionale. Della sezione italiana della Terza Internazionale e della sezione italiana del PCUS. Di questo periodo non c'è la storia. Nessuno conosce i documenti e la storia del Partito Socialista, del Partito Comunista di quegli anni, perché non sono in Italia, sono negli archivi dell'ex Terza Internazionale, della disciolta Terza Internazionale e del disciolto PCUS. Nessuno sa esattamente, per esempio, quanti sono stati e quali sono stati e in che periodo sono stati i segretari del Partito Comunista d'Italia in quel periodo. Più o meno se ne sa, se ne parla, ma chi dice X, chi dice 3, chi dice 4, chi dice 5, chi dice di un periodo, chi di un altro. E d'altro canto in quelle carte del Partito Comunista sezione italiana della Terza Internazionale vi sono anche delle carte del Partito Socialista Italiano, perché lì andò a finire una parte dell'archivio del Partito Socialista Italiano detenuto da Serrati, che Serrati quando aderì al Partito Comunista nel 23-24 quando aderì, si portò dietro le carte della segreteria del Partito Socialista Italiano. In quel periodo si formano le basi culturali, politiche, fondative, i legami profondi tra la realtà comunista italiana e la realtà comunista internazionale. Partito di minoranza, rivoluzionario, partito, la diversità, il centralismo democratico, la compartimentazione delle decisioni, la organizzazione stretta e militare del partito, cioè il partito di avanguardia rivoluzionaria. Ed una sezione del Partito di Avanguardia Rivoluzionaria Mondiale. Questo è il punto. Questo partito del 21-43 non è che viene cancellato, a parte la prosecuzione che c'è in alcuni personaggi, ma è il mito fondativo anche del Partito Comunista di seconda nascita del 44. Togliatti, fondatore, perché del primo partito Togliatti non è il fondatore, ha vissuto tutta l'esperienza e poi del resto credo che sia stato anche il tormento dell'esperienza dell'Hotel Lux che abbia influito molto sul suo non ripetere
gli errori del passato. Ma il partito che lui fonda nel 1944 non è un partito nuovo, è un partito adattato alla novità. È la prosecuzione del partito, la scelta di campo comunista internazionale, i limiti fondamentali, del resto Togliatti ha sempre, tutto il partito comunista, quello che in definitiva Craveri adesso ha detto, la gabbia entro la quale, è una gabbia che nasce nel 1921, non è una gabbia che nasce il 44, è una gabbia che è una gabbia che fa onore al partito comunista nuovo dal 44 in poi. Togliatti ha la grande personalità, la grande forza e una grande cultura politica che riesce a stabilire che il nuovo partito c'ha il vincolo della tradizione e della continuità. Però è il partito che ha un vincolo nazionale, che non è astrattamente il vincolo alla realtà nazionale, ma è concreto, è il vincolo costituzionale. Non è casuale che Togliatti è l'unico segretario del partito che prende cura diretta della partecipazione ai lavori dell'Assemblea Costituente. Non lo fa Nenni, non lo fa De Gasperi, non lo fa Sargat, Sargat fa il presidente iniziale, poi dopo si disinteressa completamente. Togliatti non solo, bisogna stare attenti a questo punto e seguire poi come si sono svolti i lavori dell'Assemblea Costituente, e Togliatti non solo partecipa attivamente ai lavori dell'Assemblea, non solo è nella Commissione dei 75, non solo è nella sottocommissione che decide sull'ordinamento dello Stato Repubblicano, ma si inserisce anche insieme alle altre personalità e porta con sé Terracini e le altre personalità degli altri partiti, Dossetti, Moro, Mortati per la Democrazia Cristiana, nella commissione che è chiamata nell'ambito dei 75 a scrivere la Costituzione. Sono 20 persone che scrivono, che hanno fatto il testo definitivo, il cosiddetto comitato redigente. Nel comitato dirigente l'unica personalità che ha una responsabilità di direzione politica è Togliatti. Togliatti, nel discorso sulla discussione, nella discussione generale sul progetto dei 75, affronta una questione che è di una stringente attualità: il compromesso della Carta Costituzionale. E dice una cosa che è straordinaria nella rilettura attuale. In questa Costituzione, dice, nel progetto dei 75, dove lui ha lavorato alla redazione diretta, vi è un compromesso. Però state attenti, dice, vi sono due forme di compromesso. Vi è il compromesso delle parole, cioè il compromesso utilizzando le parole, cioè utilizzando quel cattivo vizio, dice, di mettere parole che hanno significato diverso, stesse parole che hanno significato diverso, o che sono interpretabili in modo diverso, e questo è un compromesso deteriore, che io ritengo
un compromesso dannoso. Poi vi è il compromesso sui principi, sulle orientamenti, sulle grandi visioni, che è il compromesso virtuoso. Questa Costituzione ha pezzi di compromesso delle parole e pezzo di compromesso virtuoso dell'incontro di ideali e visioni diverse. Su questo, nell'interno di questa visione costruisce l'idea del partito nuovo. Partito nuovo che è un partito ancorato alla Costituzione ed il vincolo che mantiene con l'originario primo partito, cioè il Partito Comunista d'Italia sino al 21-44, è il legame di ferro con il campo comunista. Il campo internazionale, noi abbiamo una certa elasticità di interpretazione, però il quadro internazionale ci porta sì a difendere il campo comunista, ma nell'interno di una visione nazionale che ha le coordinate del compromesso ideologico della Carta Costituzionale. Questa è la grande costruzione geniale su cui si fonda e si rafforza questo partito. I figli di Togliatti, i nipotini di Togliatti, quelli che hanno assunto la responsabilità successiva, dalla lettura anche dei verbali si capisce che in alcuni vi è un travaso di cultura. Da un altro c'è invece una accettazione rituale formale della posizione togliattiana. Del Partito Nuovo. Berlinguer appare il dogmatico. Berlinguer è un dogmatico, è l'accettazione del Partito Nuovo in rapporto col partito tradizionale, in il mantenimento del legame è un mantenimento dogmatico. Non è casuale che dice Stalin, cose, eccetera, cioè ciò che si è realizzato. Però non ci toccate Lenin. No? Cioè c'è una logica nel dogmatismo. Napolitano nell'interno della dialettica interna, come anche appare dal libro, è non un dogma, è contro il dogma. Ma è storicisticamente nell'interno del campo comunista. E infatti, dalla lettura, poi dopo naturalmente dirà meglio Macaluso che ha vissuto quelle vicende interne, quindi dal vivo può esprimere delle opinioni e darci dei flash di ragionamento che possono esserci molto utili, però ci sono delle posizioni spia che ci dicono se l'accettazione della linea togliattiana è un'accettazione dell'anima della visione togliattiana o è di un aspetto particolare del togliattismo, cioè di adattare la nuova formazione alle pieghe dello sviluppo della società nazionale. Ed è il rapporto con i socialisti. Il rapporto con i socialisti di Berlinguer è di odio. Non ci sono cristi, è inutile. È di odio, disprezzo. Un atteggiamento. L'atteggiamento di una parte, diciamo, importante del partito non è di ostilità,
cioè diciamo della sinistra, e di ostilità nei confronti dei socialisti, perché forza ritenuta debole, cedevole, friabile, fragile. E poi nell'interno dei togliattiani, e io anche dalla lettura si capisce, due persone sono due dirigenti, tre dirigenti sono più visibilmente filosocialisti. Chiaromonte, Macaluso e Bufalini. Napolitano è asocialista, che è una cosa rispettabilissima, perché insomma meglio una neutralità che una ostilità, però è asocialista. Infatti, se leggete attentamente anche da questi, però insomma bisogna capire bene poi come si è sviluppato nell'interno del partito la formazione dei gruppi dirigenti e le loro storie particolari, le loro esperienze di rapporti, eccetera. Ma il rapporto e qui c'è un capitolo che gli storici non hanno mai voluto sondare sino in fondo. Si è scritto tutto sull'anticomunismo. E l'anticomunismo nella vulgata normale è qualcosa che è già spregevole di per sé nella storia della dialettica politica. Guardate nell'interno, tanto è vero che poi per dare una carica all'anticomunismo, non è stato mai valorizzato l'anticomunismo democratico. Che l'anticomunismo era, poi per dare una carica di disprezzo maggiore, si diceva anticomunista viscerale, una cosa proprio da schifo generale. E c'era un anticomunismo di sinistra che era bollato come il nemico a sinistra, il trotskismo, era l'anticomunismo di sinistra. L'anticomunismo democratico, l'anticomunismo che nasceva nelle aree del socialismo democratico, è sempre stato condannato come una forma di devianza insomma non spregevole. Sull'antisocialismo invece non si è mai affrontato il tema dell'antisocialismo. C'era un antisocialismo storico che era dell'area liberale, ma era un antisocialismo di visione, perché una contrapposizione. Ma l'antisocialismo di sinistra era fondata su un principio, che era un principio di ordine morale. Il socialismo era l'area fragile della sinistra, l'area disponibile al compromesso deteriore, alla contaminazione. E Macaluso, quando si permise di dire che in definitiva nella grande crisi della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, che poi in definitiva si poteva anche tranquillamente insomma esaminare il caso di una direzione di governo Craxi, fu sconfessato, credo fu l'unico caso in cui tu eri direttore dell'Unità, mi pare, fu l'unico caso in cui un comunicato della segreteria del partito sconfessò questo. E c'è un periodo storico
che gli storici non hanno mai voluto affrontare seriamente, con, ed è il periodo che va dal 79, dopo la morte di Moro, all'82-83, che è il momento nel quale c'è l'arroccamento di Berlinguer, dogmatico e di chiusura, e pur di non avere, mentre nel mondo si apriva una prospettiva di una svolta di destra nella politica internazionale, si apriva il decennio della Thatcher e di Reagan, e pur di evitare che si ripetesse una prospettiva che poi avvenne in Francia dell'81 alla Mitterrand, il governo diverso, dove qui c'è un oscuro intrigo non ancora ben chiarito, che è quello della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in cui c'è anche un partito del Quirinale, che è un partito che non del Presidente della Repubblica, ma del Segretario Generale della Repubblica, che insomma traffico. Questa è la storia, ma questo passato, che virtuosamente del primo partito comunista, nel secondo, nell'esperienza del secondo partito, dopo l'89 si perde quello che è il filo conduttore di una linea che è una linea di riequilibrio delle forze politiche a sinistra e di come emanciparsi dalla crisi del comunismo internazionale e costruire una sinistra di superamento delle divisioni e delle lacerazioni storiche e delle scissioni nell'interno del ceppo del socialismo italiano. E quando Nenni vede questa situazione, perché Nenni, che muore nella notte tra la fine del 79 e l'inizio dell'80, e scrive l'ultimo suo scritto per l'Almanacco, e per l'Almanacco socialista, lui che viene dalla grande delusione della esperienza del centrosinistra e della incapacità riformistica sino in fondo del centrosinistra, e insomma ha un sussulto, ritorna alle origini, invoca una unità delle sinistre, sia pure in maniera così di messaggio finale, più per le generazioni future, perché lui oramai aveva raggiunto la sua età e la sua fine. Oggi noi stiamo vivendo la crisi della sinistra, che è nell'interno dei problemi non risolti dalla sinistra italiana negli anni 80. Perché negli anni 80, quando il dogmatismo nell'interno del Partito Comunista viene interrotto dalla vicenda tragica di Berlinguer e si apre una situazione nuova nell'interno della sinistra, il Partito Socialista si chiude nell'interno della governabilità e il Partito Comunista si chiude nella operazione impossibile di rievocare riti e miti senza politica. Grazie Rino. Ma anche io penso che questo libro è un libro
interessante e anche ben fatto. Io penso che la sintesi di questo libro, badate, chi ce l'ha, è nella copertina. Io non so chi gli ha dato la fotografia, ma la copertina, la faccia, il modo come parla Berlinguer e come parla napolitano è perfetto, diciamo così, è la sintesi del libro. Quindi io ritengo che sia stato bravo proprio questa sintesi del libro. Ma io vorrei cominciare appunto c'è stata una discussione molto interessante perché si è aperto, diciamo così, il dibattito proprio sulla storia del PC, e del resto il libro lo consente questo, perché c'è, diciamo così, nel rapporto, questo rapporto è documentato e raccontato attraverso i verbali della direzione del partito, e quindi c'è una storia, diciamo così, più non solo più interna, ma una storia che si intreccia con quella che è, diciamo così, storicamente acquisito nella vicenda del Partito Comunista. Ma io sono d'accordo con Formica quando dice che il PC ha avuto la fondazione del 21 e poi abbiamo avuto la rifondazione, io l'ho chiamata, del partito nel 44. Ecco, su questo bisogna tenere conto che la rifondazione, io poi su che cosa è stato il PC nell'Unione Sovietica, nella Spagna, le cose, tutta una storia che sarebbe, sono state scritte tante cose, non sono state scritte altre cose comunque. La rifondazione su che cosa si basa? Si basa, secondo me, su un profondo convincimento di Togliatti, e cioè che la fase delle rivoluzioni nell'Occidente è finita, non c'è più. Fare un partito che per l'assalto alla dirigenza, per l'assalto al Palazzo d'Inverno, non c'è più, non esiste. Dopo l'esperienza tedesca degli spartachisti, dopo l'esperienza la guerra, eccetera, il fascismo, non c'è più. Ce n'è una sola via, che è la via appunto democratica. È una via, la doppiezza del PC. E questa, secondo me, perché la linea, diciamo così, il PC è nel sistema o contro il sistema, si è stato sempre detto. Io credo che il PC, con la sua scelta, è nel sistema democratico irreversibilmente, è fuori del sistema perché mantiene come orizzonte il superamento del capitalismo. Questa è la, come orizzonte, non come possibilità rivoluzionaria, ma come transito. Come transito, e appunto la cosa che ha detto Formica sulla Costituzione, la Costituzione costituisce un punto in cui le riforme, che erano chiamate le riforme di struttura, avrebbero il ruolo dello Stato, il ruolo delle masse, il ruolo dei partiti, eccetera, avrebbe costruito una società che superasse, non attraverso una data, da oggi c'è il socialismo, 28, no, con una gradualità, con una transizione, diciamo così. Questa era la linea. Tuttavia, ecco, il dibattito interno del PC, su cui
intreccia il libro di Finetti, è una, diciamo così, è una spia di un dibattito che parte da lontano, diciamo così, da lontano, che parte dal 40, appunto dal 44-45. Perché non c'è il primo vero dibattito e scontro politico è Secchia Togliatti. Perché non è vero che io su questo, caro Craveri, sono convinto, non c'era nessun esercito, c'era un'altra cosa. Togliatti nel 45 andò a Reggio Emilia, in Emilia, a fare una riunione, si portò tutti i capi partigiani, eccetera, c'è cioè un verbale di questa riunione, in cui disse: la voi dovete smetterla, la resistenza è finita, le armi debbono essere consegnate e tutti gli atti che state facendo, perché c'era il dopo 25, sono illegali e da galera. C'è un discorso che è netto su questo punto. C'era una fascia di resistenza a questa linea, cioè ritenendo che in definitiva non che preparavano la rivoluzione, perché Secchia non era uno stupido, era un uomo intelligente, ma si poteva accelerare la crisi del capitalismo in Italia. E infatti l'organizzazione, il tipo di organizzazione che aveva dato Secchia con le cellule e con questa era poi la questione, con i gruppi dei dieci, cioè ogni 10 militanti avevano poi un loro responsabile, era un modo, non dico di militarizzare il partito, ma comunque di avere un partito pronto, diciamo così, a dare dei colpi al sistema, che era in contraddizione con la linea di Togliatti. Infatti diciamo dal 44 c'era la resistenza, cioè il modo come appunto anche la resistenza, il partito della resistenza si congiunse nel 45, e noi abbiamo diciamo così, quel periodo si è vissuto una lotta politica non aperta, ma era una lotta politica che ha avuto poi un punto interessante ricordato da Craveri, quando Togliatti, dopo l'incidente che aveva avuto di automobile, passò il 52, passò una parte della vacanza in Unione Sovietica, e Stalin gli fece la proposta di dirigere il Cominform, e la direzione del partito, tranne Terracini e Di Vittorio, dissero tutti di sì, e lui disse di no, e lo disse a Stalin, e disse delle cose molto pesanti ai compagni, soprattutto a Secchia e a Longo, di avere accettato questa linea. Era già perché lui non solo non credeva nel Cominform. La cosa un po' ridicola anche di questa cosa è che dopo un anno il Cominform fu sciolto. Quindi era chiaro che era un modo per staccare Togliatti dalla direzione del PC. Quindi questa lotta politica si risolse nel 54, e badate che nel 54 non è nemmeno esatto che l'occasione è il fatto che l'uomo di Secchia scappa con la cassa del partito, perché c'è una riunione della direzione del partito, questo non è in questo verbali,
in cui nel 54, nella prima dell'incidente, Togliatti, c'è la conferenza di organizzazione, e qui c'è nelle memorie di Secchia c'è un capitolo dedicato a questo, si convoca una conferenza d'organizzazione e Togliatti propone a Mentola come relatore. E Secchia dice, ma come, io sono il responsabile dell'organizzazione del partito e a Mentola è da lì. Era chiaro che c'era già, diciamo così, l'orientamento di Togliatti. Poi l'occasione pratica venne qualche mese dopo con l'affare della fuga, ma era chiaro che Togliatti aveva fatto già una scelta, che era quella di affidare l'organizzazione del partito a un uomo come Amendola, che aveva una visione, diciamo così, della struttura stessa del partito. Infatti mise in discussione tutta una serie di questioni che era molto, ma molto diversa di quella che aveva Pietro Secchia. Quindi questa, diciamo così, questa gabbia, come la chiama Craveri, che era una forma in cui si esprimeva, diciamo così, il centralismo democratico, c'era una lotta politica, non solo una discussione, ma una lotta politica. E c'era una lotta politica che si articolava anche nelle sezioni, nelle federazioni del partito. Sappiamo bene questo. La seconda fase di questa lotta politica è quella tra, di cui tanto si è parlato anche nella storia, eccetera, quella in Crao a Mentola. E questa, qual è il senso di questa che poi ha avuto uno sbocco, diciamo così, nel 66 nel congresso del PC? Il fatto che in Grau, per esempio, pensava a un partito che avesse un suo modello di sviluppo anticapitalistico e quindi un sistema di alleanze anche con certe forze cattoliche anticapitaliste, eccetera, e Amendola, il quale riteneva che bisognava, soprattutto con il centro-sinistra, seguendo la linea di Togliatti, quella di incalzare il centro-sinistra sul terreno delle riforme e di volta in volta, diciamo così, la battaglia politica senza avere un modello da contrapporre al centro-sinistra. Questa fu la lotta politica che si svolta. Questa terza fase, che è quella appunto di cui parla Finetti più lungamente in questo libro, che è appunto il rapporto poi tra Berlinguer e Napolitano, qual è la questione? La questione è che in tutti i momenti della vicenda politica italiana, il compromesso storico, tutte le cose di Berlinguer e anche le cose straordinarie che fece, perché io ritengo che quando lui dice che non è una frase qualsiasi il fatto che il socialismo si costruisce meglio sotto il patto atlantico, è un transito, non c'è dubbio su questo. Tuttavia, lui, se del resto, nelle cose leggendo tutte le cose che Finetti riporta dalla direzione, la linea di Berlinguer qual è stata? Mantenere un partito che abbia sempre come asse, anche nella politica immediata,
il superamento del capitalismo. Napolitano invece era uno il quale non contestava il superamento del capitalismo, ma poneva al centro, diciamo così, il problema della lotta politica immediata, dei rapporti politici e delle questioni che si ponevano più da vicino, diciamo così, sforzando il discorso della lotta politica su quello che era di volta in volta, diciamo così, la questione che si poneva, quindi il problema dei rapporti con i socialisti, perché non era asocialista Napolitano. Napolitano ha avuto sempre abbastanza netto che senza un rapporto e una unità della sinistra non c'era speranza per il PC, non c'era speranza per nessuno. Del resto ormai la conclusione mi pare chiara, il fatto che la conflittualità PC-PSI si è risolta con l'affossamento della sinistra nel suo complesso, del PC e del PSI. Questa è. Perché? Perché non c'è dubbio che il PC da solo all'opposizione o nella solidarietà nazionale e il PSI da solo nel centro-sinistra, eccetera, potevano fare qualche conquista anche significativa come sono state fatte, ma il rapporto di forza col partito, diciamo così, asse, allora, che è la Democrazia Cristiana, il PC separato dal PSI, non era in grado di reggerlo, e il PSI non era in grado assolutamente, ancora meno, di reggerlo. E la Democrazia Cristiana ha retto su questa divisione. Questa è ormai storicamente, a me mi pare, abbastanza accertato. Ora, nel conflitto, in questo conflitto a cui ho accennato, nasce anche la questione del manifesto, che non nasce, qui secondo me non è esatto il giudizio che dà Finetti, che non è la questione internazionale, il rapporto, la conferenza di Mosca o la questione della Cecoslovacchia che sono accennati, no. La questione del manifesto è una, ed è il fatto che tra il 68 studentesco e il 69 operaio, questo gruppo, e lo dicono chiaramente nelle loro elaborazioni, ritiene che era venuto il momento del transito, e cioè che bisognava dare una spallata, che era possibile una spallata. Cioè, tanto è vero che financo il loro, diciamo così, ex capo, Pietro Ingrao, nel dibattito interviene per dire: ma voi volete fare dei consigli di fabbrica, ritenete di poter fare dei soviet, cioè perché quello che era maturato in quella lotta del 69 era possibile appunto andare verso, lo dice la Rossanda chiaramente in tutti i suoi interventi, lo dice financo Natoli, era maturato un transito che il Partito Comunista rifiutò di fare, dice. Quindi fu questo il motivo della rottura, che era, diciamo così, l'esasperazione di quella che era la contraddizione a cui ho accennato, di avere un modello, e quel modello già aveva la possibilità di transitare verso il socialismo attraverso quelle lotte. Ebbene, io ritengo che però complessivamente, voglio dire qualcosa anche sulle cose che ha detto Feltri, badate che Berlinguer è stato un uomo contraddittorio, ha avuto una interna e intima contraddizione, perché la sua diffidenza, no, la sua diffidenza, il suo
dire sempre, qui sono riportate continuamente queste frasi, non possiamo andare verso la socialdemocrazia, è dovuto al fatto appunto, colui dice, con i socialdemocratici dobbiamo fare la battaglia sull'Europa, dobbiamo fare la battaglia sulla pace, la battaglia col terzo mondo, i suoi incontri con Palm, con Mitterrand, con i tedeschi, eccetera, ha questo senso. Però lui dice attenzione, perché noi siamo il partito del superamento del capitalismo, la socialdemocrazia non è questa. Tatticamente, ecco, delineare la tattica di questa linea, passando dal compromesso storico, si dice, ha detto Craveri, all'alternativa democratica, che sono due cose completamente diverse, sì, ma l'alternativa democratica per Berlinguer non era la strategia, era un momento di una tattica, tant'è vero che lui, mentre fa l'alternativa democratica, fa una lunga intervista all'Unità con Reichlin, che era direttore del giornale, in cui dice la nostra prospettiva resta il compromesso storico, perché quella è la strada per il superamento, diciamo così, per il superamento del capitalismo. E ha avuto sempre appunto queste posizioni, anche nei confronti dei socialisti, eccetera, sono state sempre posizioni tattiche. Ricordiamoci che nel 1983, dopo tutta la battaglia politica sull'alternativa democratica, eccetera, alle Frattocchie si fece un incontro in cui c'era anche Formica, tra comunisti e socialisti, tra Berlinguer e Craxi, in cui c'è un comunicato in cui sono d'accordo su tutto, financo sulla giustizia, su come su tutto, sulla prospettiva delle lotte, su tutto, c'è un accordo completo. E nell'ultimo discorso che fa Berlinguer al partito, che è quello che fa nell'83, ancora nell'83, al congresso di Milano, lui ripropone il problema dell'alternativa alla democrazia cristiana con una unità col Partito Socialista. Cioè erano tutte posizioni tattiche, diciamo così, perché la sua strategia invece rimaneva sempre quella interpretata dalla posizione di Togliatti, la possibilità di un'avanzata verso il socialismo e quindi di una capacità di riforme, di forti riforme incisive, è condizionata dal rapporto col mondo cattolico, con la parte del mondo cattolico che ha una ispirazione anticapitalista, e quindi il compromesso storico resta, questa sembra la sua strategia. Tutte le altre cose sono tutte mosse tattiche, con contraddizione, anche con errori, sia chiaro, io ritengo che lui ha fatto degli errori anche nel giostrare, diciamo così, questa linea politica. Le ultime due cose voglio dire. La prima è quella: il rapporto con l'Unione Sovietica di Togliatti, le cose che sono state dette mi paiono abbastanza abbastanza giuste, però a parte il fatto, diciamo così, che la rivoluzione d'ottobre aveva nelle masse popolari, comuniste, nel popolo comunista, era un mito ed era un riferimento ed era un obiettivo, diciamo così, quello del socialismo, in cui bisognava mantenerlo e non mantenerlo, significava. E io so benissimo che poi in parte era così,
per responsabilità di loro, del PC, sia chiaro, perché non si fece mai una lotta politica su questo terreno. Mentre si diceva l'Unione Sovietica ormai è così, no, non si faceva una lotta politica. Perché? Perché si riteneva che la presenza dell'Unione Sovietica, poi della Cina e poi del Terzo Mondo, poi di Cuba, eccetera, indebolivano il capitalismo mondiale e quindi oggettivamente davano più forza anche dove democraticamente si lottava per superare il capitalismo. Cioè era gli equilibri mondiali non danno al capitalismo e alla sua capitale, gli Stati Uniti d'America, non danno quella forza che gli è contestata appunto dalla presenza anche con tutto quello che rappresentava l'Unione Sovietica, la Cina, eccetera. Questa era. E in Berlinguer questo è rimasto fermo, anche quando ha fatto quei passaggi. Non c'è dubbio che lui, il contesto mondiale, quindi un contesto mondiale in cui il capitalismo non era, era capitale del capitalismo, non era diciamo così, la potenza unica nel mondo, è chiaro che questo è stato essenziale in tutta la strategia del PC. Io finisco, perché questo libro, io credo che tutte queste fasi, diciamo così, Finetti ha fatto un lavoro interessante, bisogna dargliene atto, perché ha lavorato sui verbali. Non ci sono, diciamo così, sbavature, eccetera, c'è una molta attenzione anche per riportare le posizioni di tutti, quindi io credo che sia stato un lavoro importante. Un'ultima cosa che ha sollevato, secondo me, giustamente Feltri, ripresa poi da Craveri, è questa questione dei finanziamenti. Non è un mistero che il PC prima aveva, fino al 75, 74, 75, come riportato anche qui, aveva il finanziamento dell'Unione Sovietica, nel senso che lì c'era un fondo russo a cui accedevano tutti i partiti comunisti. E il PC, soprattutto per mantenere, come è ricordato bene nei verbali, per mantenere soprattutto i costi della stampa, perché cosa costava l'unità, cosa costava Paese Sera, cosa costavano, eccetera, usava questa. Quando si ruppe questo flusso, e Cervetti ne parla anche nel suo libro, perché è stato lui poi a andare a Mosca a fare questa trattativa, e anche se poi restarono alcune cose che riguardavano il commercio, diciamo così, la questione del finanziamento parallelo, eccetera. E io credo che questa questione sia stata riportata, sia riportata giustamente, perché il PC, sia attraverso il movimento cooperativo, sia attraverso imprenditori, amici, eccetera, è chiaro che attingeva anche a quello che viene chiamato il finanziamento parallelo. La cosa importante è certamente che i compagni, quelli che facevano questa operazione, erano tutti compagni i quali, tranne qualche eccezione, non misero mai mano a questi soldi. Finetti ricorda che Villischi Apparelli era quello che andava a pigliare le valigie della Mosca. Io
ha lavorato con me quando io ero responsabile d'organizzazione per Licchia Schiaparelli, sono stato sempre a casa sua, aveva due stanze, un letto con sua moglie, un tavolo, eccetera, e morì povero, vuol dire che non pigliò mai un dollaro da lì, così come altri compagni. Io credo che questa è l'altra cosa che fece il PC, è di non rinunciare mai all'autofinanziamento. I parlamentari dovevano versare più della metà, le feste dell'unità, il tesseramento graduato con il reddito, e cioè, ed era un tesseramento di 1,5 milioni di persone, cioè l'autofinanziamento come compartecipazione democratica, anche come corresponsabilità. L'altra era un'aggiunta appunto per tenere quei giornali, per tenere quelle attività, eccetera. Però c'era con questa qualità, diciamo così. Io ritengo che questa cosa nell'82, l'83 bisognava metterla fuori. Io ci ho tentato, anch'io, Napoleone Colajanni l'ha fatto quando ha scritto quel suo libro Mani pulite, col punto interrogativo, lui lo dice. Badate che c'è stato, e io, lui dice, io, Napoleone Colajanni, ho portato dei soldi al partito. Nel suo libro, su Mani pulite, lo dice. Quindi bisognava distinguere, cioè, perché fare, io so che poi hanno detto che il finanziamento era comunque un furto, e chi lo faceva erano dei ladri, anche se erano dei poveri, della gente che lo faceva per il partito, perché il partito finanziato così era, certo, finanziato così, poi c'era il finanziamento pubblico, bisognava smettere fare in modo che ci sia l'autofinanziamento, però questa condanna, diciamo così, drastica di persone e di persone, perché io penso a giornali come il giornale, come la Repubblica e altri, sapendo poi come ottenevano i finanziamenti i padroni di queste testate, io dico che c'è stata una grande ipocrisia in quel periodo che oggi paghiamo perché quel clima, quel modo di pensare, quel modo di ha inciso nella formazione dello spirito pubblico italiano, e oggi, anche oggi, non a caso l'applauso che c'è stato per la direzione di Davico all'associazione dei magistrati. E questa è la cosa, perché c'è ancora, e purtroppo c'è una continuità, perché poi lo spappolamento della politica, e in particolare lo spappolamento della sinistra, l'assenza di una battaglia politica su tanti fronti, ma anche su questo fronte, ha annebbiato tutto quello che poteva essere invece abbastanza chiarito. Grazie. Grazie Emanuele. Ugo, credo che tu voglia dire qualcosa, non solo per ringraziare. No, solo ringraziare, spero che sia, visto che il registrato sia messo poi in rete. Gennaro, spero che lo mettiate in rete. Sul sito lo mettiate. Vediamo domani mattina sul sito. Ma no, ho solo da ringraziarvi di aver creato l'occasione per questi bei interventi.